Comagnam stasera? Stasera andiamo un po' fuori della nostra regione, Sì. perché andiamo in Calabria. Signore e Bene. signori, con noi questa sera, inaspettatamente nelle vesti di cuoca, Rossana Berardi. Potremmo impiegare tutti i nostri 10 minuti a disposizione per descrivere chi è e cosa fa, però brevemente dici chi sei e cosa fai. Chi sono? Sono Rossana Berardi, Cosa fai? dirigo la clinica oncologica dell'Università Politecnica delle Marche degli Ospedali Uniti di Ancona. Ah, ma io Ah. pensavo che tu fossi invece specializzata in pasta col ferretto. La mia seconda professione è pasta fatta in casa. Ah. Allora, è una sorpresa un po' per tutti, però appena io ho mandato un messaggio a Rossano, ho detto, certo, vengo e farò anche questa specialità. Allora, anzitutto, cin cin, e poi ci Sì. mettiamo subito al lavoro perché ci vorrà un po' di tempo. L'Enoteca Galli questa sera ci ha dato un rosso piceno, caccia lepre di tenute Pieralisi, da abbinare con... Maccheroni al ferretto. Interessanti. Non Bellissimo. vedo l'ora di imparare, lo Allora, sai? facciamo un po' di spazio. È tutto per te, vai. Vai, dosi. Mezzo chilo di farina. Un uovo. Sì. Acqua quanto basta. Verso un po' l'olio poi. Sì, l'olio. Vado. E qui praticamente è diventata una specie di sala operatoria, vedi? Sì, senti, vedi, sì, L'assistente. io sono portata poi per assistere. Molto, Guardare molto. gli Cioè, a me mi strumenti di viene meglio questo. assistere nel versare le uova, la farina, ecco. Ma questa Ci ricetta... mettiamo un altro uovo perché poi Sì, diventa come monotono, no? come no, Ma questa tutte. ricetta da dove viene, Rosana? Raccontaci. Allora, questa è la ricetta che mi ha insegnato la mia zia Franca, tanti anni fa, ed è una ricetta calabra, si chiama maccheroni al ferretto o anche maccheroni al fusillo, ed è particolarmente nota in Calabria, ma purtroppo sono rimasti veramente pochi quelli che la fanno. Anche perché onestamente è un pochettino faticosa, nel senso che i maccheroni vanno fatti proprio uno per uno. E ci vuole Non tanto ci vuole tanto tempo, tempo, tanto oppure ci vuole tempo. un grande aiuto, quindi un'equipe di Metti tutta tutti la a famiglia. fare. Esatto. Abbiamo un po' di farina da mettere a tavola che Come impastiamo. no? Te la faccio Ci subito. manca Leo un po', a dire la verità. Leo, amore. Che sicuramente avrebbe aiutato mamma. Sì, l'avrete fatto. Ma di persone che possono aiutarti, noi ne avremo tante, ma adesso oggi siamo da soli. Oggi. Senti, che questo è un Però, lavoro. Comunque, si vede? suggerisco per chi fa un lavoro impegnativo, diciamo, È però, vero, è rilassante. questa è la cosa che in assoluto fa Infatti, rilassare di più. l'abbiamo detto. Proprio toglie ogni pensiero. Quindi, Pensa, io quindi che lo faccio solitamente per lavoro dovrei essere proprio rilassatissima. spensierata. Proprio Infatti, guarda, l'emblema della cioè, io rilassatezza. proprio niente. Direi proprio di no, comunque va bene. Ma no. Ma parliamo anche di alimentazione o adesso o quando sei un po' più Ma alleggerita, guarda, io sono già migliore? leggerissima. Allora, Beh, alimentazione e prevenzione, prego. guarda, è uno degli stili di vita, la buona alimentazione, e che possono essere modificati in senso positivo. Quindi assolutamente è un obiettivo da perseguire, mangiare sano, mangiare bene, e possibilmente questo va di pari passo anche con un po' di attività fisica. Nell'alimentazione ci mettiamo tutto, no? Ci mettiamo anche ovviamente non soltanto il cibo, non soltanto come cuciniamo le cose, ma anche ovviamente evitare tutto ciò che è nocivo. Quindi mettiamo il vino se abusato, Certo. ovviamente, piuttosto che tutte le abitudini involontarie che possono in qualche modo creare qualche difficoltà, qualche Sì. problema. E questo al fine di prevenire tante malattie, non soltanto i tumori. Noi ne abbiamo approfittato, visto che ce l'abbiamo Da qui. noi infatti adoperiamo tutte cose fresche, senza conservanti, che quindi già Assolutamente, quindi va farina non benissimo. raffinata, Certo. tutte, diciamo, prodotti, se vogliamo, chiaramente genuini e anche la cottura è importante. Quindi evitare tutto ciò che alza temperatura, evitare tutto ciò che aumenta l'indice glicemico perché è quello che poi può determinare l'insorgenza delle In ogni malattie. caso io ho il numero tuo, ti chiamo. Sì, a Comunque posto. la tagliata nel momento l'ho fatta. Dai, Adesso inizio. dobbiamo stellare un attimo. Un attimo, sì.
Il trattore è partito, io la chiamo trattore perché effettivamente sei... Guarda lì, guardate con che maestria. Guarda, veramente bello. Guardate. Ma che c'avevate? Dei dubbi che un medico non sapesse cucinare? Posso dire la verità? No, non c'avevo nessun dubbio. Quando mi hai detto io vengo e faccio i maccheroni al ferretto con il ragù, ho detto, va bene, mi fido ciecamente, guardate la No, sanno cucinare, però in effetti saper fare questo. Ma questo non è cucina, proprio, questa è arte cucina. Questa è arte, ragazzi, è arte cucina, arte cucina. Questa è un'opera artistica. Veramente. Facciamo schiattare un po' di invidia a qualcuno, Rossana, dai. Nomino io, faccio io i nomi. No, ti prego. Facciamo schiattare di invidia, che ne so, faccio un nome a caso. No, chi? Il direttore generale. Ciao direttore, ti aspettiamo, si potrebbe anche organizzare... La prossima volta insieme, ti sfido! Brava, questo come... Una sfida tra la prof e il direttore. Tra il ferretto. No, non c'è storia. Io pensavo anche... No, è bravissimo in tutto, anche a cucinare. Sì, col ferretto, ma che non col ferretto no. Io nominerei anche addirittura le dragonesse. Spiega tu chi sono le dragonesse. Ciao dragonesse, sono donne meravigliose, sono pazienti della clinica oncologica o persone che comunque supportano le pazienti che afferiscono anche la Pink Room, che è la nostra stanza rosa in cui le donne trovano sia consulenze mediche, sia percorsi integrativi e percorso di cura, che hanno fondato di fatto un equipaggio con la Fondazione Ospedale di Ancona Onlus e con la Lega Navale di Falconara, un equipaggio che va remando su una barca speciale che è la Dragon Boat. Questo è, diciamo, lo sport, comunque l'interesse estivo, sì, che è fondamentale anche per chi ha un percorso di intervento chirurgico al seno, quindi l'attività della barca remi è sicuramente favorevole anche al recupero post intervento, ma d'inverno o tutto l'anno le dragonesse cantano e anche bene. E grazie al maestro Ceridori del motivo per cui io sono qui. Certo. Che devo rendere questo favore enorme che ci fai da sempre. Adesso in poi tutte le dragonesse saranno invitate qui, ma una in particolare perché era e una cuoca, va bene, non diciamo il nome, Anna Maria. Ciao Anna Maria. Ma possiamo anche svelare che noi ci vedremo presto perché un po' prima di Natale... Sì, chiudiamo l'anno in bellezza e prima di Natale, il 16 dicembre, coro delle dragonesse in clinica oncologica, un music day speciale con delle donne speciali. Bene, direi che andiamo a pranzo. Venite pure! C'è per tutti, sta facendo tutta la notte, sta qui benissimo. Dopo ore e ore di lavoro al ferretto, che non sembra ma è una cosa faticosa, guardate che roba, guardate quanti ne abbiamo fatti, ne ha fatti con un contributo così ideativo, sì, e di vicinanza affettiva col contributo di tutti. Sì. Mandiamo un segnale di fumo e caliamo questi maccheroni al ferretto. Pronti? Acqua salata? Sì. Bene. Anche due, dai che... Dai, A posto. Questi cuoceranno pochissimo, il tempo di vedere che vengano su, poi li mettiamo nel ragù che ha portato, perché ha portato anche il ragù la ragazza. Fatto proprio da me! Quindi ore, non si fa mancare ricetta niente. Della nonna che iniziamo alle 6 di mattina. Siamo pronti. Prima uno non era venuto molto bene e la prof ci ha messo le mani e ha detto l'abbiamo rianimato. Questa terminologia medico-scientifica in questo momento vediamo che stanno molto bene, sono rianimati, stanno benissimo, sono cotti. Amici, mi dispiace come sempre per voi che non potete gustarli, però intanto direi mettiamoli nel piatto. È un'operazione chirurgica? Vada, prof. Vai. Mi pare che siamo venuti proprio bene. Bene, benissimo. Io direi che bisognerebbe assaggiarne almeno due piatti per essere sicuri. Ma maestro, lei non era in regime dietetico? No, ma 3-4 anni fa. Quindi allora vi posso comunicare che la pasta all'uovo Rossana aprirà poco dopo Natale. Ecco qua. Guardate
guardate che spettacolo, veramente uno spettacolo, chiamate e lui fa tutto, primi, secondi, dolce, caffè, ammazza caffè. Rossana, che dire, grazie a voi, è stato un piacere, davvero divertente. Speriamo di vederci presto, ma sicuramente non mancheranno occasioni di rivederci in cucina. Beh no, guarda, se vuoi ti aspettiamo volentieri anche in ospedale. In che senso? Nel senso che facciamo anche questo per la nostra sì, sì, no, come no, si può fare. No, no, benissimo. Un saluto a tutti quelli, se diciamo tutti quelli che la conoscono è finita. Tutti quelli che... Anche quelli che non mi conoscono, che mi conosceranno. Diciamo che ti conosce. Vabbè, il mondo è fatto di... Chi vorrà fare questo corso di maccheroni al ferretto anche.